Da questa piazza Benito Mussolini nel 1938 annunciò le leggi razziali, un'onta indimenticata nella storia italiana. Anche di questo si è parlato in un evento organizzato appunto dalla prefettura con l'ambasciatore di Israele in Italia e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che sull'eventuale hotspot per migranti in Friuli Venezia Giulia ha detto si farà solo se le amministrazioni locali sono d'accordo. Ma sentiamo il riassunto di questo appuntamento nel servizio di Daniele Lettig. Non dimenticare gli orrori del passato per essere capaci di comprendere il presente. È questo il significato della giornata della memoria delle vittime della Shoah, secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, che a Trieste, in vista delle celebrazioni del 27 gennaio, ha consegnato 5 medaglie d'onore ai parenti di militari e civili italiani deportati e internati nei lager nazisti. Ci deve essere comunque un tessuto che deve essere culturale ed istituzionale, sempre a presidio del fatto che questo non succeda mai più, che la discriminazione abbia sempre meno terreno fertile. Valori che servono per contrastare un antisemitismo che non è scomparso dalla nostra società. I casi registrati anche di denuncia dell'attività delle forze di polizia fanno registrare che esiste in maniera più o meno consapevole da parte di quello porrinese, comunque come fenomeno che alimenta in qualche modo l'odio, grazie a Dio è minoritario, ma comunque anche un solo caso dovrà essere sempre tenuto lontano dalla nostra vita civile. La scelta di Trieste in questo senso non è casuale, ha affermato Piantedosi, che nel pomeriggio inaugurerà in Camera di Commercio una mostra sulla persecuzione degli ebrei in Italia e a Trieste e visiterà la risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nazista presente sul territorio italiano. A Trieste, infatti, Benito Mussolini annunciò la promulgazione delle leggi razziali e proprio da qui partì il primo treno di ebrei italiani verso Auschwitz.